Viene voglia da dire basta, no? Molti dicono, ma basta, basta con questa lotta, con questa contrapposizione tra vax e novax, basta con queste accuse reciproche, con questa violenza verbale o ideologica. Sì, basta. Infatti il problema non è quello. Ma nessuno sembra vederlo. Tutti cadono nell'agguato di questa contrapposizione. Tutti credono che il problema sia la dittatura sanitaria, l'obbligo vaccinale. Ci sono amici che dicono, ma come? Perché tu non ti fermi al semaforo e la consideri una violenza? Oppure perché tu ti poni il problema di che cosa c'è nei farmaci che prendi quando non stai bene? Dov'è il problema? Oppure c'è Massimo Recalcati che dalle pagine di Repubblica pontifica sul fatto che ci sono tre, secondo la sua illuminata visione, tre tipi di novax: quelli filosofici, quelli ideologici e quelli salutisti. E nella sua frettolosa analisi conclude che gli uni sono narcisisti, gli altri sono ipocondriaci e gli altri paranoici. Bene. E non è che mettiamo in dubbio questa narrazione. I vax e i novax. Ma se il problema fosse proprio questo, che non abbiamo altri strumenti che dividere, che separare, che prendere una posizione, oppure che credere che non bisogna prendere posizione. Ma se fosse su un altro piano la contraddizione? Il problema non è sottoporsi o accettare una legge o ribellarsi a una legge. Il problema è che ci sono delle leggi come questa che si basa su presupposti epistemologici scorretti. Una soluzione semplice per un problema complesso. Sbagliato. Stiamo vivendo in una società ipercomplessa. È necessario un pensiero complesso. È necessaria una scienza della complessità che approcci la questione da tutti i punti di vista. Ma c'è il virus, c'è il nemico, c'è l'emergenza, combattiamolo. Malattia, problema, soluzione. Vaccino, soluzione. Pensiero magico, pensiero superstizioso, pensiero mitologico, vinceremo. Combattiamo e vinceremo, ce la faremo. Il problema è il pensiero mitologico, razionale o duale. Sia che sia un pensiero magico, faccio il vaccino così non ci penso più, ne usciremo, che mitologico, vinceremo contro questa battaglia, che razionale, dobbiamo affidarci alla scienza, siamo nel problema. Pensiero complesso. Il pensiero complesso richiede che tu fai un passo indietro, che osservi, che guardi, che tolleri l'incertezza, che lasci scorrere, che osservi tutti gli aspetti, che ti occupi di rinforzare tutte le variabili di una situazione, che in un caso scegli una situazione, in un caso scegli l'altra, dividere sì o no, questo è il problema, ce lo dicono tradizioni millenarie, da sempre, non due. Il problema di fondo è questa separazione tra soggetto e oggetto, questa separazione tra la malattia e la guarigione. È un processo unico che va affrontato con uno sguardo integrale. Ma sembra che nessuno lo voglia vedere, sembra che nessuno lo sappia dire. Dove sono finiti? Dove sono finiti? Dove sono i saggi? Dove sono i meditatori? Dove sono
gli scienziati del pensiero complesso? Dove sono i medici integrali, gli omeopati? Sembra che tutto sia scomparso. Esistono solo i vax e i novax. Agguato dal quale svegliarsi, del quale accorgerci, agguato dal quale sottrarsi, fermarsi, guardare con sguardo complesso, affrontare la situazione da tutti i punti di vista e scogliere l'agguato, non due. Ogni volta che ti sembra che la soluzione sia questo o quello, sei nel problema. Uno sguardo complesso, uno sguardo che coglie l'insieme dei processi. Questo, a mio avviso, ci vuole dire questa situazione. Questo è ciò che non dovremmo perdere. È l'opportunità che non dovremmo perdere.